un kit di montaggio della Flame Toys che mi è stato regalato e mi ha detto tu assemblalo e poi dimmi com'è. E l'ho fatto. E com'è? Allora, intanto è Optimus Prime. Sì, questa è una versione della IDV. Dei fumetti della IDV che io ho ricolorato, eccetera. Ma al di là del ricoloramento, che adesso andremo poi a parlare, quello che volevo parlare io un attimo è di questi kit di montaggio che non si trasformano. È un po' turbato. Ma sì, perché c'è questa cosa che viene giù. Vedete questa cosa? Vabbè. Ma il tetto, non dà fastidio. Il tetto è là. Quando avremo delle cose alte, vedremo. Lo metteremo a posto. Esatto, cioè cercheremo una soluzione. No, ormai è stata da pezzi questa lightbox. Allora, stavo dicendo questi kit di montaggio della Flame Toys che mi stanno detto tu assemblo, poi dopo vediamo un po', di un po' un tuo parere come sono. Hanno tante analogie con i Gunpla, perché effettivamente la plastica è un po' quella quando si va a tagliare le sprue. La sensazione è quella, e anche quando si vanno a assemblare i pezzi si disassemblano e si riassemblano, la sensazione è più o meno quella. È chiaro che un kit Bandai comunque hanno un'esperienza che probabilmente è superiore a ciò che è la concorrenza, però questi kit della Flame Toys poi non sono neanche fatti così male. Io ho voluto ricolorarlo con i colori candy della Valleio ed effettivamente devo dirvi una cosa, che usare i colori candy per dare un effetto lucido su un modello squadrato è un errore che non sarebbe da fare, perché i modelli squadrati, soprattutto con queste rientranze, è un bel lavoro farli con colori opachi, tipo quelli della, sempre della Valleio. Farli lucidi con questi pezzi molto squadrati viene alquanto difficile, mentre è molto meglio tipo usare, fare modelli lucidi tipo quelli di zio, che sono spesso e volentieri tondi, belli tondi, e il colore lo si riesce a dare in un modo migliore e più performante. Detto questo, io sono anche abbastanza soddisfatto della colorazione che ho usato, che ho dato, eccetera. Allora, il rosso è il candy rosso classico della Valleio, mentre il blu è il racing blu, che dal quello che si vede, scusi, glielo vado anche a prendere. Addirittura. Qua abbiamo anche il dottor Lobo, che ormai lo diciamo poco, ma perché fa un po' parte sì, ormai della... sono nell'arredamento. Dell'arredamento, sì, insomma. Beh, comunque non male, dai, questo Optimus Prime. Io non so quanto possono costare questi kit di montaggio. Adesso sentiamo poi però un Transformer, il Zenzei. Non è Transformer, non è c'è poco senso, è vero. Molti dicono quella roba qua. Però, sa, io ultimamente ho visto adesso non so quando andrà su bene questa recensione, però ho visto dei nuovi modelli della Hasbro, dei Transformer, che non si trasformano, che mi faranno ritornare forse a comprare al supermercato, cioè il cuore straccione lì ha un attimo palpitato, ho detto sì. Ah, a che dimensione hanno? 6 pollici, quindi 15 centimetri mi sembra. 18. C'era scritto 6 pollici non trasformabili, però lo sculpto secondo me sono bellissimi. Almeno quello di Megatron, quello di Megatron e quello di Optimus Prime. No, non mi piace tanto quello di Optimus Prime. Bumblebee? No, Memor di Soundwave, mi piacciono veramente tanto. E lì sono capaci di scapussare. Cioè straccione Greta Again. Ancora again. Sì, anche lei vuol tornare ai fasti. Potrei. Vuole andare alla Toys. Preferisco Portobello qua. Costano meno. È qui più vicino. La Rossetti. Sì, Rossetti. Meno benzina. Toys bastarda, certo. Toys Peach. Quindi se volevano sponsorizzarci... Chi? Quelli da Toys? Sarà difficile. Non lo so, magari. Così no. Allora, stavamo dicendo che non è trasformabile. No. Naturalmente ha un design più moderno rispetto a quello. Allora, fondamentalmente quasi obarizzato. Allora, fondamentalmente, a parte il bianco, che ho usato un
bianco, un off-white, naturalmente non lucido. Ma vedete, i due colori principali sono questi. Allora, il candy red, o detto in spagnolo rojo candy, o il candy racing blue, che è il blu, che da vedere così non sembra un blu scuro, sì, invece viene quell'azzurrino, un po' più azzurrino, un pochettino più chiaro. Mentre questo è il rosso, il candy, che è il rosso che vedete là, sì, viene su una base cromata, perché giustamente se voi sotto al posto di dargli un cromo chiaro, gli date un dark aluminium, probabilmente l'effetto che avrete sotto sarà del blu o del rosso, sarà più scuro. Comunque il modello è già precolorato. Assolutamente. Sì. Assolutamente. Però non sa cosa può costare, più o meno. Ma se vuoi un cinquantello viene tutto. Figala, pistolone! Ma ragazzi, No, ho capito, però voglio dire, ci sta anche la merdina che lei non apprezza, è il RG della Bandai. No, no, io l'ho apprezzato perché me l'ha regalato. Sì. Sono dei prodotti RG della Bandai, no, che è meglio. Costano meno e è meglio di questo, e sono sicuramente però è chiaro che quanti kit di montaggio di Transformer lei può trovare sul mercato? Non ne trova. Quindi alla fine uno si deve, un modellista si deve anche piegare a certe... Sì, però se non mi fanno G1 devono morire. Sento l'odore. È cancerogeno? No, no. Dica che cosa le ricorda. A me ricorda... Cosa un... ricorda? Se glielo dico, poi dopo... magari, non lo so. Non ne viene in mente niente? A me è l'inchiostro. Ah. L'inchiostro che si sente anche, perché io ho il vizio di nasare. Ma lei è drogato. Può darsi. Lei si droga di inchiostro. Io ho il vizio comunque di nasare e anche il colore per riconoscerli a base di che cosa sono. Vedi prodotti. Il suo nasino. Adesso mi inquadro il nasino. Cos'è il nasino? Nesa. Ti piace? Non è che mi piace, io voglio capire la composizione. Dal nasino. Sì. Perché se lei provasse a sniffare i colori, quelli a solvente o le lacche, sentirà che hanno ben altro odore. I colori acrilici, perché questi qui sono candy, quindi sono un po' diversi, sentirà che hanno un odore quasi acquoso, perché essendo acrilici, o comunque quasi in odore, figo. Quelli, le lacche, eccetera, hanno un odore che... glielo raccomando, poi quando li va a spruzzare da aerografo, ciao, sì. Comunque, lo può palpeggiare un po'. Perché? Ma nel senso, cioè, è stabile, cioè si staccano i pezzi a... No, abbastanza... No, se uno non lo sollecita in maniera praticamente troppo violenta, non si staccano. L'altra cosa è che io l'ho fatto bianco, dove voi vedete il bianco, ma in realtà il modello di base sotto sarebbe grigio. Ah, ok. È stata una mia scelta personale, che sapete che io ho un po' il pallino del bianco. Sì, sì. Anche ricordandomi un po' l'MP44 Optimus Prime, che era dotato di bianco, non di grigio. Non del grigio. Quindi sì, un effetto più fumettoso. Animoso. Un effetto più animoso. Perché io, insomma, il pallino del bianco un po' se l'ho, poi io vi posso far vedere. Ad esempio, ho lasciato grigio con del dark aluminium queste parti delle giunture, poi ho fatto cromato. No. Ho fatto cromato i barilotti di benzina, perché giustamente quelli sono dei barilotti in metallo e quindi giustamente devono avere un effetto, tra virgolette, metallico, un po' come i cerchioni delle ruote. Poi sono andato a mascherare, ho colorato un po' di rosso all'interno, ho mascherato di qua e ho dato l'effetto cromato su queste parti, come si vede poi all'interno dell'istruzione, perché loro qui ti danno in dotazione gli adesivi, tu vai a applicare gli adesivi. Ah, li vai a applicare, ho capito. Vai a applicare e ottieni questo effetto, però io ho detto, dato che sono su clone e dato che lo sto colorando, di sicuro non vado ad applicare un adesivo, ma lo vado a ricolorare, dato che a me sono buono. Yes. E poi vabbè, naturalmente sono andato al posto di applicare gli adesivi sempre qua per fare l'effetto. Le tette. Ok.
qua dove ci sono i faretti. Ah, io pensavo di la tetta. No, la tetta è un... La tetta com'è? Una specie di vetrino, via. Vetrino che io non sono andato a ricolorare, ho lasciato trasparente com'era, e sotto infatti si vede poi un effetto, una sorta di effetto metallico. Qua invece gli ho colorato i suoi faretti al posto di applicare gli adesivi, perché qua mi sembrava una bestemmia. Anche quelli gli adesivi? C'erano gli adesivi. Poi anche qua c'erano tutti questi che ho fatto gialli, e anche qui c'erano gli adesivi. Però insomma mi sono messo lì col pennellino, una mano di giallo e vaffanculo. E dietro si vede, no, possiamo anche farlo vedere da dietro, questa specie di spina dorsale. Esatto, esatto, bravo. Che poi andrebbe poi a, se si potesse trasformare in camion, andrebbe sicuramente a essere una parte dell'alt mode, quella spina dorsale lì, sì. si può presupporre, poi non si sa, perché tanto un robot con questa conformazione difficilmente può camion, non tutti sanno che Optimus Prime è un camion, ci sono le ruote, c'è il muso, perché lo si vede qua sul petto, però questa forma longilinea, magra, con i gamboni, un po' action, un po' full action, difficilmente può andare a comporre bene un camion in alt mode. Questo è quanto. Quindi voi che lo comprate andrete a trovarvi questo tipo di Transformer in robot mode. Esistono poi tutti gli altri personaggi comprimari, c'è anche Devastator che però non raggiunge dimensioni altissime, assolutamente. Naturalmente Megatron, Bumblebee, raccomandati, sti cazzi ci sono. Tutti. Grimlock, questo non me lo ricordo. E niente, se volete sbizzarrirvi in qualcosa di diverso che sia un Gunpla, la Flame Toys può anche fare per voi. Non me la sento di consigliarveli a pieni voti, a bomba, a bomba. Meglio, cioè nel senso, abbiamo un panorama talmente vario di Gunpla. Ma se uno vuole i Transformer si compra i Transformer, sì. Vabbè, fateci sapere. Anche perché per un cinquantello è un po' tantino. Sì, tanto. È tanto. Ma oramai sappiamo che le aziende, le multinazionali, stanno cercando di fare la loro parte per togliere la povertà nel mondo. Può essere. Però è vero. Loro i poveri non li vogliono più. Sperando che non ne vogliono creare di nuovi, perché... L'idea sarebbe quella. Il risultato sarebbe quello. Però quelli che comprano da loro non sono poveri. Non sono poveri. E quindi, alla fin fine, loro sono contenti. Lo godono. Sì. Va bene. Niente, allora, fateci sapere se... Cosa ne poi pensate. Poi dopo, vedete un po' qui. Punti di movimento, di snodo ce ne sono. Cioè, le gambe, Non si sgancia. No, non si sgancia. No, l'unica cosa è che andandolo a ricolorare, se lo continuate a muovere, è chiaro che un po' la colorazione tende a spostarsi e a buttare a ramengo tutto il vostro lavoro. Inutile, perché tanto è già colorato, quindi perché uno Lo personalizza. Ma lei è un brigoso, quindi non può capire. Ma siamo stati. Essendo un brigoso del cazzo, Fateci sapere se devo ritornare a comprare al supermercato. Secondo me sì. E poi make stazione great again. Salutando, scusa. Jerry Dunlop. Ciao ragazzi. E dobbiamo così. Mettete un like. Anche due. Io cosa vuol dire? Fatelo per noi, insomma, sì. Non sappiamo più come dirlo, no? Sì, ci stanno mangiando vivi gli insetti. E lo facciamo per voi. Da quanti? Anche non perché non c'è un cazzo da fare. No, assolutamente. Siamo pieni di figli. Socialmente. Va bene.